E allora, come vi abbiamo preannunciato, andiamo da San Giovanni Rotondo all'Arcidiocesi di Udine per parlare di un'interessante iniziativa. Media e Museo Diocesano aprono le porte agli oratori estivi. Siamo collegati via Skype con Giovanni Lesa dell'Ufficio per la Pastorale delle Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Udine. Buongiorno, benvenuto Giovanni. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Allora, raccontaci di questa interessante iniziativa, quindi questa proposta per gli oratori estivi. Sì, tutto nasce dal fatto che i media diocesani, che nella nostra diocesi di Udine sono due, abbiamo il settimanale che si chiama La Vita Cattolica, che peraltro tra un paio d'anni festeggerà il secolo di vita. E abbiamo una radio diocesana, Radio Spazio, una radio che trasmette da 30 anni e che hanno una redazione unica, situata a pochi passi, ma veramente nel giro di 2 minuti si raggiunge una perla della città di Udine, che è il Museo Diocesano, dove ci sono delle opere storiche chiaramente, ma anche legate alla storia della nostra Chiesa. Ci sono opere del Tiepolo, ci sono sculture delle chiese del Friuli che vengono conservate e tutelate all'interno di questo luogo. Da questa vicinanza è nata anche un'ulteriore vicinanza, che è quella di intenti, di obiettivi, il fatto di rivolgersi entrambi, media diocesani e museo diocesano, rivolgersi entrambi con un occhio particolare alle nuove generazioni. Questo più quello ha causato la nascita di questa proposta, che si rivolge appunto agli oratori estivi che sono in corso in questi giorni, non solo nella città di Udine, ma anche nel territorio dell'Interland della città. Per non dire in realtà che la cosa è aperta anche a tutti gli oratori attivi nella diocesi di Udine, che ha un territorio comunque molto vasto. Quindi ecco, tra le tante attività degli oratori estivi, che non è solo appunto gioco, condivisione e immagino anche, fa anche un po' rima gavettone, perché chi non ha mai partecipato agli oratori estivi sa anche quando, soprattutto se è estate, appunto la bellezza di giocare con gli amici. Quindi inserire appunto questo spazio dedicato alla conoscenza sia del mensile della rivista La Vita Cattolica che di Radio Spazio, appunto, che del Museo Diocesano e le Gallerie del Tiepolo. Avete avuto riscontro, nel senso che ci sono state già due giornate dedicate a questo, giovedì 20 giugno e mercoledì 26 giugno, poi andiamo verso altri due appuntamenti, giovedì 18 luglio e venerdì 19 luglio. Come i ragazzi, i bambini hanno accolto questa proposta? Come vi sono sembrati? Ma i riscontri sono stati immediati, nel senso che abbiamo ipotizzato appunto 4 date, e nel giro di un giorno e mezzo sono state prenotate tutte e 4. Dal momento del lancio della proposta, i responsabili degli oratori hanno colto l'occasione per far vivere, come si diceva, non solo un momento di svago, di divertimento, di gioco, ma anche di approfondimento culturale e anche, insomma, di introduzione ai media diocesani. I bambini sono entusiasti invece da canto loro perché l'attività proposta dal museo non è la classica visita guidata, ma è una sorta di caccia al tesoro condita da alcuni laboratori interni al museo, per cui i bambini sono invitati a scoprire le opere d'arte ospitate nei locali del Museo Diocesano anche in modo giocoso adatto a loro. Parliamo comunque di bambini tendenzialmente dell'età delle elementari con qualcuno anche della scuola primaria un po' più grande. Per quanto riguarda i media diocesani, invece, c'è stata molta curiosità, invece, da questo punto di vista, perché nella redazione del settimanale diocesano, La Vita Cattolica, i bambini hanno avuto modo di incontrare i redattori, quindi i giornalisti, e anche di sfogliare il giornale cartaceo, cosa che in realtà fanno sempre di meno perché spesso, no, anche nelle loro case i genitori o anche i nonni
non acquistano più la copia cartacea del giornale, invece noi gliel'abbiamo proprio data in mano e gli abbiamo anche raccontato un po' quali sono alcuni criteri di base della scelta delle notizie e di cosa va nelle pagine, cosa viene pubblicato. Infine, ultimo passaggio, sempre riguardo ai media diocesani. Un passaggio che si è rivelato anche molto divertente per i bambini, perché nella redazione della radio diocesana abbiamo permesso loro di registrare un'intervista vera, che poi è stata appunto registrata e viene mandata in onda davvero nella radio diocesana qualche giorno dopo. Questo ha permesso loro anche di sentirsi parte della radio indossando le cuffie, stando davanti ai microfoni, guardando la regia, facendo un po' queste cose che per chi si occupa di radio e di media è pane quotidiano, ma per loro invece, per i più piccoli, è anche qualcosa di divertente che li fa anche introdurre in modo curioso a questo strumento di comunicazione. Come dire, piccoli giornalisti, piccoli speaker in erba crescono e quindi magari potrebbe essere davvero il futuro dei media diocesani. Giovanni, ma ti sei divertito? Immagino anche tu, i ragazzi, immagino si sono davvero ritrovati in un ambiente diverso e anche stimolante, ma quando avvengono questi, come dire, questi connubi, a divertirsi sono anche gli adulti. Sì, beh, assolutamente. Io in primis, perché mi occupo in queste iniziative di accompagnare i gruppi all'interno delle redazioni dei due media diocesani. Però è qualcosa che non solo ti rinfresca, perché vedi veramente questi ragazzi che arrivano e che fanno domande, che si incuriosiscono, si interessano. Questo costringe a ripensarsi, no? A ritornare anche a una motivazione, all'origine di questo servizio nei media della Chiesa. E poi vedo che comunque il fatto di poter presentare loro con passione, qualcosa che loro non conoscono, ma in cui si ritrovano, perché vedono appunto le loro foto pubblicate, vedono, ascoltano la loro voce registrata. Ecco, questo insomma dà anche soddisfazione e piacere, chiaramente. Quindi è vero, ci si diverte anche da adulti, non solo da bambini in oratorio. È proprio così e sono stimolanti questi incontri. Allora, ricordiamo che ce ne saranno altre due, giovedì 18 luglio e venerdì 19 luglio. E una curiosità, se non magari c'è qualcuno interessato e trascorrerà qualche giorno di vacanza a Udine e dintorni, il Museo Diocesano e le Gallerie del Tiepolo si possono visitare? Ecco, approfitto della tua presenza per chiederti questo. Bisogna acquistare un biglietto, l'ingresso è libero, come funziona? C'è una biglietteria aperta ogni giorno, al mattino e anche al pomeriggio fino alle ore 16. Il museo è aperto, è visitabile, chiaramente Sì. appunto passando dalla biglietteria. È molto, come dire, molto frequentato soprattutto da turisti, che provengono da Austria, Slovenia, Germania. Consideriamo che Udine si trova proprio all'incrocio tra questi paesi. Paradossalmente è meno conosciuto dagli udinesi, dai friulani, per cui effettivamente colgo anche l'occasione per un invito a visitare questo museo, che peraltro, come dicevo all'inizio, racchiude anche in sé alcune opere d'arte che non sono di sua proprietà, ma sono di proprietà delle chiese che costellano il territorio del Friuli, per cui è veramente un luogo a servizio non solo della chiesa, ma proprio della cultura e della storia di questo territorio. Benissimo, allora speriamo di vederci ad Udine per poter visitare anche noi il Museo Diocesano, le Gallerie del Tiepolo e perché no, salutare anche gli amici e i colleghi della Vita Cattolica e di Radio Spazio. Grazie Giovanni Lesa per essere stato con noi, buon lavoro con la pastorale delle comunicazioni sociali dell'Arcidiocesi di Udine. Grazie, come sempre, restiamo a disposizione anche per altre iniziative della vostra diocesi. Quindi magari ci risentiamo e possiamo, come mi piace dire, fare da cassa di risonanza. Grazie a voi per l'invito, buon ascolto a tutti, buona visione e a questo punto a risentirci presto. Grazie, grazie ancora Giovanni Lesa. E allora noi ci fermiamo qui in linea alla regia, poi torneremo insieme per parlare di libri e per proseguire il nostro appuntamento quotidiano su Padre Pio TV in diretta fino alle 10.